Allora, mi chiamo Alessandra Brugnoni, questo è il terzo webinar che Clinica Italiana di Psicoterapia di Modena propone per quest'anno del 2021. Clinica Italiana di Psicoterapia di Modena è un centro all'interno di studi cognitivi. Studi cognitivi, per chi non lo sapesse, è una scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale riconosciuta dal MIUR. E ha sedi in tutta Italia, da Bolzano, Mestre, San Benedetto, Ancona, Modena, e ogni sede ha anche un centro clinico. E all'interno di alcuni centri clinici ci sono appunto dei centri più specialistici, come quello che abbiamo a Modena. In maniera particolare, quello che abbiamo a Modena è un centro intensivo per i disturbi della personalità. Il nostro centro, dove collaboriamo sia io che la dottoressa Offredi, diciamo, si struttura in un percorso intensivo di 3 mesi, di tutti i pomeriggi dal lunedì al giovedì, dove offriamo un percorso di gruppo individuale e un momento anche di gruppo per i familiari di persone appunto che hanno una difficoltà di regolazione emotiva. Quello che seguiamo sono i protocolli più riconosciuti a livello internazionale, quindi che hanno evidenze scientifiche e con cui, diciamo, alla base dei quali strutturiamo appunto i nostri percorsi di gruppo. E ci sono dei gruppi proprio su quello che è il modello della mascialina della DBT, della terapia dialettico-comportamentale, che viene svolto 2 volte alla settimana. E poi c'è un gruppo in maniera particolare sulla terapia metacognitiva per quanto riguarda la ruminazione e il rimuginio e un incontro di mindfulness. Ogni, diciamo, gruppo è preceduto da una parte in cui viene spiegato il funzionamento e le difficoltà nel disturbo della personalità, vengono insegnate e introdotte abilità più utile e funzionale a gestire le emozioni, le relazioni interpersonali, i comportamenti impulsivi o più disfunzionali, e poi c'è una parte in cui le persone possono mettere in pratica tutte le abilità che hanno appreso. C'è un momento poi anche individuale all'interno di questi giorni e, come dicevo, c'è anche un'attività di gruppo per i familiari che si concretizza in un incontro a settimana di 2 ore. Dove partecipavano appunto proprio solo i familiari, perché proprio l'idea di insegnare anche a loro o vedere con loro quelle che sono delle abilità di gestione dei propri stati emotivi, proprio per facilitare il clima, diciamo, di maggiore apertura, di maggiore accettazione che si verifica all'interno appunto di questi ambiti familiari. Ogni mese presentiamo, diciamo, un webinar dove vogliamo andare a toccare un aspetto importante, anche per far conoscere meglio che cosa si intende proprio, cosa sono i disturbi della personalità e le dimensioni, le varie caratteristiche proprio che li descrivono. E quello di stasera è un elemento molto, diciamo, importante, anche se a volte messo in secondo piano, ma è un elemento molto importante, che è quello appunto del controllo e dell'ipercontrollo. Molte volte visto come qualcosa anche di positivo, di perfezione, di utilità nel raggiungere i propri obiettivi, ma quando estremo appunto porta in realtà a una forte sofferenza e a perdere effettivamente proprio il controllo dei propri stati emotivi. E quindi lascio direttamente la parola alla dottoressa Offredi, che appunto, come dicevo, insieme a lei facciamo parte di questo percorso che ormai è un anno che portiamo avanti e siamo ben contenti dei risultati che stiamo avendo e quindi sempre più convinte nel portarlo, diciamo, avanti. E quindi grazie Alessia e buon ascolto per qualsiasi domande e poi ci lasciamo, diciamo, un tempo, diciamo, finale in cui poter condividere riflessioni o se avete appunto delle domande. Buon ascolto, buonasera a tutti. Grazie, dottoressa Brugnoni, che mi ha invitato oggi a parlare di questo tema che mi interessa particolarmente,
come diceva appunto, a volte è stato trascurato un po' dalla letteratura. E quindi oggi parleremo di controllo e in particolare di ipercontrollo. Io tendenzialmente per... Mi sentite? Sì, sì. Il webinar durerà circa un'oretta, scusate, ho detto adesso una domanda. Il webinar durerà circa un'oretta, cercherò di star nei tempi perché mi dilungo spesso, però cercherò di star nei tempi. Cercherai allora, di controllarti, no? Esatto, cercherò di controllarmi. Allora, mi piace sempre partire con un esercizio perché in questo modo, diciamo, ci attiviamo, entriamo nell'argomento con un'esperienza personale. Allora, qui vi ho messo alcune domande e una lista di due liste di aggettivi, no? Allora, come provate a pensare e se avete modo di segnarvele o appuntarvele mentalmente, ricordarvi come mi vedo nella vita quotidiana, nelle relazioni, nella gestione delle mie risorse. Vedete che nelle colonne A e B ci sono degli aggettivi un po' estremi, chiaramente, no? Impulsivo, pianificatore, oppure nelle relazioni cerco l'intimità, la vicinanza, piuttosto che sono generalmente più sul freddo, più sul distaccato. Chiaramente la vostra risposta, ma magari nella maggior parte dei casi, starà un po' nel mezzo. Però provate a dire a quale aggettivo vi avvicinate di più, anche se non vi rispecchia totalmente. Provate a vedere, appunto, nella vita quotidiana tra impulsivo o più pianificatore, nelle relazioni più vicino, più freddo, distaccato, nella gestione delle risorse, mi sento più uno spendaccione, una persona che tende ad avere un po' le mani bucate, diciamo, oppure più avaro, più improntato all'accumulo, a recuperare delle risorse il più possibile. Nel rapporto con me stesso e con gli altri, come sono? Sono un tipo scherzoso, autoironico, faccio molte battute, oppure sono più seria, più insomma, tendenzialmente abbastanza controllata nel modo in cui mi pongo? Nella produttività stessa, che sia lavoro, che sia scuola, che sia la gestione della propria casa. Sono scansa fatiche, abbastanza rilassato, cerco ogni momento libero per riposare, oppure devo occuparmi la giornata con tante attività, quindi sono una estrema lavoratrice, un estremo lavoratore, anche quando ho un momento libero cerco di infilare qualcosa di produttivo, faccio sport, eccetera, eccetera. Nelle mie emozioni mi sento più teatrale, quindi le manifesto apertamente, magari anche esagerandole, proprio per comunicarle agli altri, per farmi vedere, per far vedere tutte le mie emozioni. Mi piace magari questo, oppure me le tengo per me, non le mostro agli altri, le mostro solo in alcuni momenti, solo con le persone più vicine. E anche nella gestione delle mie attività, normalmente sono caotica, quindi mi vengono in mente le cose durante la giornata, le faccio, me le appunto, poi non le faccio, oppure sono organizzata, quindi parte la mattina, ho la mia tabella di marcia e bene o male cerco di rispettarla. Ecco, se vi siete segnati un pochino questi aggettivi, dove vi ritrovate di più, vedete sono 7 le domande, sono 7 appositamente perché ci sarà uno sbilanciamento verso la colonna A o verso la colonna B, che rispecchiano questa dimensione transdiagnostica, cioè non è una caratteristica patologica il controllo, attenzione, è una caratteristica di tutti noi abbiamo un livello di controllo che può essere più o meno elevato. Se stiamo, diciamo, nel mezzo, più o meno, magari un pochino tendenti verso una polarità, ma generalmente riusciamo a muoverci in una mediana tra questi due poli, allora avremo un controllo sufficientemente flessibile, quindi riusciremo a agire in modo controllato o meno controllato a seconda delle attività. Ci sono persone che invece sono più tendenzialmente discontrollate, per cui avere un controllo in molti casi può essere faticoso, può essere quasi, diciamo,
inapplicabile in alcune, per esempio quando vivono un'emozione particolarmente soverchiante. Quindi sono persone impulsive, più tendenti alla drammatizzazione, amano correre rischi e vivono appunto le emozioni in modo soverchiante. Nella polarità estrema abbiamo l'argomento di stasera, all'estremo opposto, ovvero l'ipercontrollo. Nella polarità dell'ipercontrollo troviamo persone piuttosto inibite, tendenzialmente possono essere timide o perlomeno riservate, pianificatrici e che controllano abbastanza bene, anzi generalmente molto bene, l'espressione delle loro emozioni. Quindi è molto difficile capire davvero come stanno in molti contesti. Come diceva prima la dottoressa Brugnoni, di solito la letteratura e la clinica, anche in psicoterapia, si è occupata molto di aspetti di discontrollo e molto meno di aspetti di ipercontrollo, perché generalmente si considerano i comportamenti derivanti dal discontrollo e la manifestazione emotiva che il discontrollo chiaramente implica come aspetti importanti di cui occuparsi. Le problematiche legate all'ipercontrollo, che vedremo tra poco, sono meno osservabili dall'esterno, proprio perché una delle caratteristiche delle persone con un elevato ipercontrollo è quello di mascherare i loro sentimenti, quindi anche gli aspetti di sofferenza. È per questo che generalmente la letteratura e anche la ricerca sugli aspetti di ipercontrollo è più recente ed è meno approfondita sicuramente rispetto a quella che si è occupata in generale di discontrollo. Il controllo è una caratteristica positiva, noi dobbiamo avere per forza una certa quantità di controllo. Se noi pensiamo al nostro corpo, alle nostre caratteristiche fisiche o a quelle dei nostri antenati, capiamo benissimo che vivendo da soli saremmo stati destinati all'estinzione, perché non siamo particolarmente veloci, non siamo particolarmente corazzati, non abbiamo dei veleni, abbiamo poche capacità di difenderci dagli animali pericolosi che esistono in natura se siamo da soli. Il grande vantaggio del controllo è stato quello che solo avendo una certa quantità di controllo possiamo stare in relazione con gli altri. E quindi il controllo assume fin dalla preistoria una funzione prosociale, perché permette agli uomini di organizzarsi prima in clan, tribù e poi in società. Le caratteristiche del controllo, e qui parlo di controllo sano, diciamo, di controllo flessibile, sono quelle prosociali, sono la capacità di inibire la spinta all'azione. Noi ci controlliamo, quindi non agiamo tutto quello che ci passa per la testa. Ma non solo, ci fidiamo anche del fatto che questo controllo ce l'abbiano anche gli altri, che ci stanno vicino. Quindi non solo noi siamo consapevoli del fatto che riusciamo a controllarci, ma imputiamo questa abilità anche agli altri ed è per questo che ci avviciniamo a loro. Se noi pensassimo che la mia collega, se gli viene in mente di picchiarmi, lo fa davvero, mai e poi mai lavorerei con lei. Ok, quindi ci fidiamo e diamo per scontato che nelle altre persone ci sia questa abilità di controllo sulle azioni. Il controllo, inoltre, ci permette anche di perseverare e pianificare per il futuro. Quindi, di fatto, noi continuiamo a perseverare in uno sforzo, per esempio un'attività lavorativa, anche se in quel momento esatto, se io smettessi di lavorare oggi, probabilmente per 3, 4, 6 mesi, un anno, riuscirei a sopravvivere con le risorse che ho accumulato nel tempo. Tuttavia continuo a lavorare, continuo a perseverare proprio perché ho una capacità di controllare il mio inibire, la mia voglia momentanea di rilassarmi per 6 mesi, perché ho una pianificazione nel futuro che mi dice ok, queste risorse che io oggi sono in grado di reperire, non so se sarò in grado di reperirle per sempre, quindi le reperisco, continuo ad accumularle proprio in previsione di una situazione diversa dove magari avrò necessità di usufruire di quello che ho accumulato.
Il controllo è relativo anche ai segnali che trasmettiamo agli altri, quindi non solo alla capacità di inibire l'azione, ma anche alla capacità di comunicare determinati segnali sociali. E è talmente innato questo che le espressioni facciali che noi utilizziamo per comunicare, per esempio, alcune situazioni, non so, di pericolo, di minaccia, piuttosto che di gioia, di sorpresa, di desiderio di stare insieme, le espressioni facciali agiscono in millisecondi, sono molto più rapide del canale verbale. Quindi è una risorsa estremamente economica, soprattutto se pensiamo a tempi dove diciamo, la necessità di una risposta immediata o anche a contesti attuali dove è necessaria una risposta immediata. Quindi è un modo estremamente economico di comunicare rapidamente con gli altri, di risolvere rapidamente quindi dei conflitti. Noi con uno sguardo possiamo inibire una risposta che per esempio un'altra persona sta dando, ok? Possiamo subito fargli capire che non è il momento di parlare, per esempio. Quindi in un modo molto rapido, economico e efficace riusciamo a comunicare agli altri ed è grazie proprio a questa capacità di controllare i segnali sociali. Ancora più nello specifico, trovate qua tutte le funzioni prosociali del controllo. Queste che sono le essenziali, declinate più nel dettaglio, vedete come non solo tutelano l'uomo nella fascia, diciamo, più basilare della sopravvivenza, ma anche permettono una crescita, no, della società, perché se nel controllo troviamo anche, per esempio, il desiderio di essere corretti, di soddisfare le aspettative degli altri e di avere delle buone performance, allora la società crescerà per questo, perché ci impegneremo sempre di più ad aumentare le nostre capacità, per esempio, di accumulare risorse. E inoltre, persone che hanno un buon controllo tendenzialmente possono anche essere rispettose di regole di vita sociali e quindi per questo anche difendere chi magari non è capace di far rispettare queste regole per se stesso, no? Quindi un sistema anche di protezione delle persone diciamo più deboli o più fragili. Andiamo ora nell'area dell'ipercontrollo, quindi abbiamo visto qual è, diciamo, il controllo sano, il controllo che serve, che è servito e che grazie al cielo esiste per la società e che ci tutela da una serie di eventi avversi che capiterebbero se non avessimo controllo. Andiamo a vedere invece le persone quando questa caratteristica del controllo è all'ennesima potenza, quindi siamo nell'area dell'ipercontrollo. La teoria biosociale per i disturbi dell'ipercontrollo analizza l'ipercontrollo come l'esito di un'interazione tra queste tre componenti. Una componente ambientale, definita nurture, riguardante le influenze sociobiografiche, una componente nature che riguarda il temperamento innato, biosociale e le influenze genetiche, quindi aspetti che la persona non ha scelto, con cui è nata, e le strategie di coping, che è di fatto l'esito che noi vediamo dal di fuori, quindi l'atteggiamento, il comportamento della persona stessa. Lo spieghiamo qua, vedrete proprio come si spiega anche in terapia quando si lavora con delle persone con ipercontrollo e si parte, come partiremo noi, dalla componente nature, quindi dal temperamento biosociale. Noi nasciamo tutti con cervelli diversi, si è visto che la sensibilità rispetto a certi stimoli di novità, di gratificazione, eccetera, la risposta neuronale delle varie aree del cervello rispetto a certi stimoli e alla valutazione di essi è più o meno rapida e differente per ognuno di noi. Quindi i nostri cervelli non sono tutti uguali, sono influenzati da una componente innata. Nelle persone con ipercontrollo ci sono questi elementi. Innanzitutto, una scarsa sensibilità alla gratificazione. Il sistema di ricompensa, diciamo, è come se fosse un po' ipoattivato. Quindi pensate, non lo so, una persona, vi sarà capitato magari, riceve un regalo,
reazione di incredibile entusiasmo oppure reazione più modesta della sera, grazie, mi piace molto, oppure baci, abbracci, ah, lo desideravo proprio, eccetera. Ecco, una sensibilità alla gratificazione come se fosse un po' meno della norma. Un'alta sensibilità a possibili minacce, che nelle persone con ipercontrollo si traduce nella tendenza a interpretare negativamente degli stimoli neutri. Per esempio, io posso dire alla mia collega, ma come sei vestita oggi? E io, che sono la mia collega, posso interpretare, ah, mi sta dicendo, non so, che ho scelto un bel accessorio, ho messo infatti questa sciarpa molto colorata, con dei ricami dorati, avrà notato che è una bella sciarpa. Oppure posso dirmi, mi sta dicendo che ho qualcosa che non va, ok? Quindi là, nell'ipercontrollo troviamo sempre un'interpretazione più verso la minaccia, quindi più verso il c'è qualcosa che non va. E a cui la persona risponde però senza mai mostrare le proprie emozioni, perché c'è un alto controllo inibitorio, quindi anche rispetto alle emozioni negative non vengono mai palesate, raramente palesate da queste persone, che generalmente con un elevato ipercontrollo riescono a mascherare gli stimoli, l'espressione dell'emotività, anche perché hanno un'alta tolleranza allo stress e riescono facilmente a rimandare le gratificazioni. In questo periodo, per esempio, di continue restrizioni, le persone con un'alta capacità di controllo, diciamo, tollerano meno il fatto di non poter uscire magari un altro mese, di non poter andare al cinema, piuttosto che ormai dopo un anno, anche secondo me, anche le persone con alto ipercontrollo sono un po' alla fine delle loro risorse. Però se pensiamo all'inizio, diciamo, di queste limitazioni, c'era chi subito mostrava insofferenza e chi invece diceva vabbè, dai, facciamo questo sforzo, se ancora per un mese le cose sono così, va bene, tolleriamo, eccetera. Senza una grande, apparentemente senza un grande sforzo. Un'altra caratteristica innata delle persone che hanno un alto ipercontrollo è una forte attenzione ai dettagli, quindi non c'è magari una comprensione globale del fenomeno, o perlomeno l'attenzione viene subito colta ai dettagli. Qualcuno di voi che siete in tanti stasera a sentirci, magari guardando un manifesto, è quella persona che subito nota l'errore ortografico o il refuso. Ok, mentre invece altre persone guardano più il lavoro globale, i colori e altri aspetti. Quindi facciamo proprio questo esempio con le persone con ipercontrollo. Quando vai in un giardino, che cosa guardi? Cioè, guardi i colori, i fiori, l'altezza degli alberi, ti immagini come è fatto tutto il giardino? Oppure guardi se c'è un sentiero, se è pulito, dove metti i piedi, se ci sono dei rami in cui ti puoi impigliare, eccetera, eccetera. Questo già ci dà un po' un'idea, no? Se effettivamente c'è una maggiore attenzione ai dettagli, soprattutto quelli pericolosi, oppure no. L'aspetto ambientale, quindi noi siamo quelle persone nate così, ok? Non abbiamo scelto, ma abbiamo quelle caratteristiche, diciamo, di base, temperamentali. Ci immergiamo poi in un ambiente che è culturale, familiare, in una relazione tra pari, e quindi impareremo alcune cose da parte di questo tipo di ambienti. Ad esempio, ci sono società, pensiamo a quella più americana, magari più individualiste, società più collettiviste che possono essere quelle più orientali, quindi a seconda anche di dove nasciamo, anche quello non lo scegliamo, ma entriamo in un ambiente culturale. Nelle influenze familiari ci sono famiglie orientate più al successo, alla performance, oppure famiglie più caotiche, dove la persona con ipercontrollo si sente sempre minacciata, quindi la necessità di controllo diventa assolutamente vitale, proprio per cercare di mettere ordine, no? All'interno di una famiglia particolarmente disorganizzata. Oppure famiglie iperprotettive, che quindi indirettamente mandano alla persona il segnale di guarda che ci sono tanti pericoli, quindi sono calde, sono accudenti, però mandano questo segnale alla persona. Possono esserci eventi tra pari che
chiaramente influenzano aspetti di ipercontrollo, come eventi negativi che possono essere avvertiti, quindi come delle minacce, quindi come la necessità di tenerle monitorate, e l'ambiente stesso punisce o rinforza certi comportamenti. Ad esempio, il fatto che essere autocontrollati sia una cosa positiva, che gli errori, meglio non commetterli, vengono tendenzialmente puniti nella nostra società, se pensiamo anche quando siamo bambini, no? Quindi assolutamente non si perdonano gli errori, bisogna evitarli, quindi essere pronti, cercare magari di raggiungere degli obiettivi, vincere o in qualche modo essere produttivi, rivolti a un obiettivo, perseveranti nel raggiungerlo e non mostrare le debolezze. Questi sono segnali che il nostro ambiente, in questo periodo probabilmente c'è un po' più attenzione su alcuni di questi, si sta facendo un lavoro più di un altro tipo di educazione, ma inevitabilmente qualche segnale di questo sicuramente ci è arrivato. Ecco che arriviamo al terzo punto, le strategie di coping. Quindi di fatto con quel tessuto, diciamo, temperamentale innato, con questi apprendimenti dall'ambiente, la persona agisce in un certo modo, che sarà evitare il più possibile i rischi, cercare di rimanere distaccati dagli altri, perché le emozioni, se arrivano, bisogna controllarle, non mostrarle, perché possono essere dei segnali di debolezza, e cercare di non fare errori ed raggiungere gli obiettivi, essere performanti. Capite che questa è una visione che sicuramente è faticosa, se ci pensiamo adesso, però è rinforzata dal nostro ambiente, quindi questo atteggiamento viene man mano rinforzato nel tempo. A tutti piacerebbe avere un figlio che si impegna a scuola, che prende dei buoni voti, che non piange mai, che se gli diciamo che non si piange per queste cose, lui la volta dopo non piange per queste cose e via dicendo. E quindi questi atteggiamenti vengono rinforzati e si mantengono nel tempo. La componente quindi di fronteggiamento, nel momento in cui io sono davanti a una difficoltà, continuerò a mostrare questi punti, cerco di mascherare le mie emozioni, mi sforzo sempre di più in modo compulsivo, evito tutti i rischi non pianificati, quindi se qualcosa l'avevo prevista vado, anche un'attività pericolosa, non sono persone che non corrono rischi, ma non corrono rischi non pianificati, quindi non considerati a priori, valutati attentamente. Tollerano molto gli stress emotivi, quindi cercano di non mostrarli, cercano e sono abituati a tollerarli rimandando la gratificazione. E questo implica anche inviare segnali sociali tendenzialmente di distanza e di distacco. Queste strategie di coping, chiaramente molto rigide e pervasive, inibiscono la possibilità di avere dei nuovi apprendimenti. Quando le persone arrivano con comportamenti di discontrollo, l'egodistonia, ovvero la percezione degli svantaggi di questi comportamenti, di solito è abbastanza chiara o comunque facilmente comprensibile anche dalla persona stessa. Qui questo è invece un grande problema per chi ha l'ipercontrollo, perché effettivamente è talmente rinforzata nel tempo questa caratteristica che metterla in discussione dici: ma come? Questa è una cosa positiva che io ho. Di solito dicono: aiutami a controllare meglio, non aiutami a smettere di controllare, perché il controllo ha delle implicazioni assolutamente positive. Il problema è che non viene regolato. Quando siamo in quel polo dell'ipercontrollo, l'unica strategia conosciuta e applicata è il controllo. O in alcuni casi c'è, se non posso controllare, l'evitamento, e infatti le persone arrivano nel momento in cui non possono controllare e non possono più neanche evitare. Quindi una situazione che li mette... per esempio una relazione affettiva, non posso controllare il mio partner, ma sono affettivamente legato e non posso evitare, non voglio evitare questa situazione, ok? Non voglio evitare di entrare in intimità, ma entrare in intimità è per me molto pericoloso. Quindi
nel momento in cui viene richiesto di controllare di meno è proprio controintuitivo, perché queste persone nel momento in cui sono in difficoltà dal punto di vista emotivo, la risposta è sempre aumentare il controllo e mai comunicare il reale bisogno emotivo. La risposta tipica di queste persone, come stai, come vanno le cose, anche quando hanno la tempesta dentro è sto bene, tutto ok, le cose vanno bene. Almeno la prima risposta è questa, ok? Quindi questo è molto, li rende molto distanti dagli altri e quasi inaccessibili. Anche quando si prova ad aiutarli, si trova questa risposta decisamente che tronca ogni possibilità di approfondimento e quindi per gli altri è molto difficile dare loro aiuto. Andiamo nell'area della psicopatologia, abbiamo, dicevamo, il controllo è una dimensione trasversale, quindi non è tipica di un disturbo. Lo troviamo, alcune caratteristiche dell'ipercontrollo la troviamo in diversi disturbi di personalità, come disturbo ossessivo compulsivo, il disturbo paranoide, lo schizoide, lo schizotipico, evitante. Nei bambini, sono quei bambini diciamo che presentano disturbi così definiti internalizzanti, quindi dove magari il comportamento manifesto non è così tanto problematico, ma chiaramente ci sono delle difficoltà, soprattutto per esempio nelle interazioni sociali. E poi ci sono altre difficoltà che possono presentare ipercontrollo, come l'anoressia nervosa oppure alcuni sintomi d'ansia e depressione resistenti al trattamento. Si è visto che hanno questa elevata componente di ipercontrollo. Come dicevamo, quando diventa maladattivo, l'ipercontrollo non permette la ricettività e l'apertura alle novità. Quindi la persona non coglie critiche, tende a non capire i feedback disconfermativi, evita le situazioni di incertezza e i rischi non pianificati, quindi non impara neanche che è possibile gestire un imprevisto, per esempio, proprio perché passa la vita a pianificare, diciamo, e a evitare accuratamente rischi non pianificati. Il controllo, dicevamo prima, non è flessibile, ma nel momento in cui la persona, diciamo, si trova in difficoltà lo incrementa, quindi per esempio diventa ancora più rigida nei doveri, nelle regole, nelle norme che impone a se stesso e in alcuni casi anche alle persone, per esempio, a lui vicine o a lei vicine. Quando maladattivo, appunto, l'espressione emotiva è inibita in modo pervasivo, quindi diciamo, dicevamo prima la risposta tipica sto bene, tutto ok, e c'è anche una difficoltà a leggere le proprie emozioni, no? Perché se sono abituata da tutta la vita che quando sento qualcosa a livello emotivo non lo considero, cerco di non mostrarlo e di sopprimerlo, sarà poi difficile capire se in quel momento mi sento più arrabbiata o più impaurita, più triste, eccetera, eccetera. Quindi c'è una difficoltà proprio a accedere al proprio mondo emotivo. Le connessioni sociali e l'intimità con gli altri sono davvero degli scogli importanti da superare, degli obiettivi da raggiungere per queste persone. Le relazioni sono generalmente distaccate e il modo in cui si rapportano con gli altri è molto spesso un modo di confronto, di paragone. Ovvero quindi cosa ha l'altra persona che potrei diciamo copiare piuttosto che imitare come vantaggio anche per me, piuttosto che quali risorse ha, quali caratteristiche di personalità, eccetera. Ma appunto sono molto distanzianti nelle relazioni proprio per evitare, appunto, contesti relazionali sono i contesti più imprevedibili, quindi molto difficile per queste persone con questo bisogno di gestione, di pianificazione, stare davvero in intimità con l'altro.
Tutti questi aspetti portano le persone che si rapportano con persone con ipercontrollo a vivere un po' di pregiudizi, di preconcetti nel rapporto con loro. Uno di questi concetti, diciamo, con cui possiamo approcciarci a queste persone è il presumere che il comportamento pubblico sia uguale a quello privato. Quindi noi li vediamo sempre controllati, inibiti nelle loro espressioni, generalmente sereni, apparentemente sereni o comunque senza gravi disturbi, e pensiamo che la loro vita sia così. In realtà per queste persone, proprio per le difficoltà poi di espressione delle emozioni che abbiamo visto che hanno, nel loro privato invece potremmo vedere quasi delle altre persone. Ci sono questo fenomeno che vi ho riportato dell'emotional leakage, è descritto così, proprio come, diciamo, uno sfogo emotivo, a volte lo vediamo in terapia, con una fortissima emotività espressa, quasi esplosiva, che compare improvvisamente con una fortissima intensità e risulta quasi inarrestabile. Ok, quindi possiamo anche indagare con queste persone se a volte vivono dei momenti così, perché effettivamente è probabile che nel loro intimo, nella loro intimità, senza farsi vedere dagli altri, vivano momenti di intensa sofferenza di questo tipo. Un altro pregiudizio che potremmo avere è che non abbiano gesti autolesivi, proprio perché i gesti autolesivi sono tendenzialmente imputati all'area del discontrollo. Ecco, invece in alcune persone con un elevato ipercontrollo ci possono assolutamente essere gesti autolesivi. Anche questi rientrano nelle norme, nella pianificazione che caratterizza queste persone, quindi potrebbero essere gesti premeditati, quindi organizzati e pianificati, e rientrare nel sistema delle norme e delle punizioni che segue una disattesa a una norma, no? Quindi potrebbero utilizzare il gesto autolesivo come una giusta punizione rispetto a una regola che non hanno saputo rispettare o a un obiettivo che non hanno saputo raggiungere. Un'altra cosa a cui dobbiamo stare attenti nel momento in cui ci interfacciamo con queste persone è considerare che tutta la sofferenza sia emotiva. Con queste persone molte volte il primo obiettivo non è quello di diciamo, lavorare su un discontrollo delle emozioni, quanto più sulle strategie di coping che abbiamo visto allontanarli dagli altri, no? Quindi probabilmente sarà questo l'obiettivo più che la gestione delle emozioni. Per la terapia, ma anche, diciamo, in generale rispetto a una conoscenza di una persona con ipercontrollo, ecco, potremmo pensare che sta bene solo perché non fa vedere appunto emozioni disregolate. A volte appunto tendiamo a immaginarci la persona con ipercontrollo come una persona vestita in modo modesto, magari più elegante, più comunque abbastanza precisa, eccetera, eccetera. Mentre invece le persone con ipercontrollo possono anche essere persone assolutamente anticonformiste, ribelli. Il tratto distintivo è che anche in questo anticonformismo e anche in questa ribellione sono persone che effettivamente mantengono l'adesione alle norme, alle regole, eccetera, eccetera. Quindi potrebbero essere estremamente anticonformiste, ribelli, con degli ideali molto forti, anche, diciamo, in disaccordo magari con quello che è l'ideale comune della società, ma perfettamente aderenti a quello. Okay, quindi quello che ci deve guidare un po' è, che ci deve far alzare le antenne rispetto all'ipercontrollo, e l'eccessiva rigidità, chiaramente. Esiste però appunto un trattamento che è stato proprio fondato e ritagliato su questo disturbo, su queste problematiche di ipercontrollo, che, come dicevamo, quindi
diversi disturbi possono essere presenti e si chiama Radically Open Dialectical Behavior Therapy. Il suo ideatore è Thomas Lynch, un allievo di Marshall Linehan. Marshall Linehan, appunto, lo dicevamo prima, si è occupata di fatto principalmente di disturbo borderline di personalità, quindi di problematiche storicamente attinenti all'area del discontrollo e della scarsa regolazione emotiva, e Lynch invece approccia pazienti che stanno nella polarità opposta, quindi quando la regolazione emotiva è altissima e comunque in altri termini invalidante. Il benessere psicologico viene definito infatti come l'abilità di essere ricettivi e aperti a nuove esperienze e a feedback disconfermativi che favoriscano l'apprendimento. Esiste un controllo flessibile, un altro obiettivo della RODBT per promuovere il benessere psicologico, la flessibilità del controllo, che quindi si deve adattare all'ambiente. E proprio per, diciamo, la natura sociale dell'uomo, il benessere psicologico, secondo la RODBT, è la capacità di entrare in connessione con almeno una persona, perché la nostra sopravvivenza dipende proprio dalla capacità di creare un legame con almeno un altro significativo. L'intervento, dopo una prima fase di orientamento e impegno, inizia a essere svolto in parallelo in un setting individuale e in un setting di gruppo. Vengono chiamate skill class, il trattamento di gruppo è impegnativo, dura 30 sedute, ma immaginiamoci che queste persone, per entrare in un gruppo e incominciare a lavorare all'interno di un contesto gruppale, hanno sicuramente bisogno di molto tempo, di molta familiarità con il contesto, il gruppo, eccetera. E questi sono un po' gli obiettivi che vengono man mano raggiunti. Nel trattamento individuale, chiaramente al primo posto si pongono sempre comportamenti a rischio per l'incolumità, quindi se ci sono dei comportamenti appunto parasuicidari, per esempio nelle depressioni resistenti, eccetera, eccetera. Un altro target sono le rotture dell'alleanza, che di solito, diciamo, vengono viste un po' come il fantasma del terapeuta, nel senso che non lo vorrebbe mai una rottura dell'alleanza col suo paziente. Qui invece vengono visti come assolutamente dei momenti di apprendimento essenziali, cioè se il paziente con un elevato ipercontrollo riesce a dirmi che non è d'accordo con me, piuttosto che la pensa diversamente o che non si ritrova in una proposta che gli faccio, beh, quella è un regalo preziosissimo che mi sta facendo in quel momento, in cui posso modellare proprio facendogli vedere come lavorare con la critica. Ok, quindi le rotture dell'alleanza sono assolutamente ambite all'interno di un trattamento con disturbi dell'ipercontrollo. E poi gli aspetti comportamentali che abbiamo visto allontanano le persone appunto con ipercontrollo dagli altri. Parallelamente in gruppo si lavora sul concetto di apertura radicale, quindi sull'importanza di lavorare sull'apertura proprio per riuscire a essere aperti all'apprendimento di nuove informazioni, abilità, eccetera. Si lavora sui segnali sociali maladattivi, ce ne sono alcuni che sono, diciamo, si ritrovano più o meno in tante persone con ipercontrollo, come la famosa espressione che dicevo prima, sto bene, tutto ok, e altri segnali che si riscontrano in tante persone con ipercontrollo e degli aspetti comportamentali all'interno del gruppo. Facciamo un esempio pratico. Per lavorare sull'inibizione dell'espressione emotiva, cosa si fa in terapia? Innanzitutto c'è una componente didattica, quindi si mostrano i vantaggi di poter lavorare su questo aspetto e gli svantaggi del mantenere un'espressione emotiva inibita.
si cambia la propria, si lavora sul cambiare la propria risposta fisiologica prima delle interazioni sociali, perché le persone con ipercontrollo, vi ricordo un po' i loro componenti innate, le loro componenti innate, quindi entrano direttamente in un contesto sociale come se fossero accompagnati da cani da caccia, scudi e spade, quindi con un atteggiamento tendenzialmente distanziante e minaccioso. C'è una forte componente di mindfulness all'interno di vari incontri del gruppo, quindi generalmente diciamo è come se fosse un'abilità, un prerequisito che viene comunque mantenuto durante tutto il gruppo, quindi la capacità di essere lì nel momento presente in maniera non giudicante. Il terzo punto per lavorare sull'espressione emotiva inibite è abbattere le barriere dell'inibizione attraverso i segnali corporei, lo vediamo insieme tra poco questa tecnica dei grandi 3 più 1, e poi utilizzare le contingenze per modellare il fenomeno, ad esempio sto bene, una classica risposta che inibisce ogni approfondimento sull'emotività. In terapia il terapeuta Roddy BT utilizza molto la provocazione, lo scherzo, il gioco, proprio perché è l'atteggiamento con cui diciamo invitiamo i nostri pazienti a modificare, a essere aperti a diversi apprendimenti, no? E una di queste strategie dice: ok, ogni volta che lei mi dirà che sta bene, io continuerò a chiederle come sta, continuerò a chiederle di approfondire questa risposta il più possibile, il più nel dettaglio possibile. Ok, questo, cioè, per far vedere, non è chiaramente un modo diciamo provocatorio fino a se stesso, ma è un modo meno formale, se vogliamo, per lavorare però con delle tecniche molto strutturate su questi tipi di fenomeno che caratterizzano le persone con ipercontrollo. Ecco, se volete proviamo insieme questa tecnica dei grandi 3 più 1, vi ricordo, è un po' per modellare l'attivazione fisiologica che le persone con ipercontrollo hanno. Allora, per iniziare provate a mettervi sulla sedia dove siete, però come se doveste scappare, quindi probabilmente vi metterete a sedere sul bordo della sedia, le mani già appoggiate o sui braccioli o sul sedile, come se doveste spingervi per alzarvi, le gambe forse una un po' più avanti, una un po' più indietro, e provate a creare tensione in tutto il vostro corpo, ma senza farlo vedere al di fuori. Quindi siamo tesi, siamo in allerta, siamo totalmente in tensione, ma da fuori non appare. Per attivare il sistema di sicurezza sociale sono necessari invece, necessario agire in modo diverso. Questa postura che noi adesso adottiamo insieme, vi ricordo, per persone con ipercontrollo è innata, cioè normalmente loro si muovono nel mondo in questo modo, non se ne rendono conto, quindi gli insegniamo un metodo diverso. Allora proviamo ad attivare il nostro sistema di sicurezza sociale. Ci sediamo bene sulla sedia, se è possibile appoggiamo la schiena, cerchiamo di rilassarci, di rilassare le spalle, fare un respiro lento e profondo, fare un sorriso a bocca chiusa. Ok, quindi rilassare le labbra, cercare di aprirle in un sorriso senza mostrare i denti. E alziamo leggermente le sopracciglia, in modo che il nostro sguardo, nel momento in cui facciamo lo sforzo di alzare le sopracciglia, sicuramente non mostrerà uno sguardo minaccioso, perché è impossibile essere minacciosi con le sopracciglia alzate. Okay. Questa è una piccola tecnica che vi ho voluto portare, ma che proprio a volte, anche quando stiamo lavorando, quando siamo in relazione con qualcuno e ci sentiamo particolarmente in tensione, provate a notarlo. Sicuramente non siete in una posizione dei grandi tre. Ok, ci sono degli studi di efficacia su cui non vi ammorbo, nel senso che sono dati di ricerca scientifica che vi ho messo
per dovere di cronaca e per riferimenti scientifici, ma che hanno mostrato chiaramente l'efficacia di questo tipo di trattamento, su cui si fa ricerca da circa una ventina d'anni, ma chiaramente su cui si continua a valutare l'efficacia in diversi contesti, tra cui per esempio un trial aperto e anche il contesto penitenziario. Un ultimo messaggio: sicuramente le persone con ipercontrollo non devono imparare a sforzarsi di più, quindi benissimo se non si impegnano di più, perché il loro obiettivo è imparare a sforzarsi di meno. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Alessia, chiarissima come sempre. Allora, se adesso appunto avete particolari domande o riflessioni che vi va di condividere insieme, provate, insomma, abbiamo, come già qualcuno ha fatto, utilizzare la chat, cercheremo di rispondere al meglio, insomma. C'era appunto una domanda di prima, Alessia, ma poi l'hai esplicitata, il fatto se era utile utilizzare appunto la mindfulness all'interno di questi percorsi. Sì, sì, è prevista come appunto in tutto, quasi tutto, però alcuni moduli delle skill class sono proprio dedicati alla pratica di mindfulness. Differentemente dalla DBT tradizionale, è un tipo di mindfulness che si chiama, che deriva dal sufismo, quindi non dal buddismo zen, ma da un'altra filosofia, perché incoraggia di più una capacità di autoriflessività e di apertura, però di fatto è sempre una pratica di tipo meditativo come la mindfulness. Ok, il percorso della RODBT può essere solo individuale o è necessario anche la parte di gruppo, chiedere? La parte di gruppo è prevista come necessaria, sì sì, non è sconsigliato il trattamento solo individuale. Ok. Poi il test di Lynch sulla RODBT si è stato tradotto a marzo, è uscito il libro in italiano, direi. Esatto, se non sbaglio. È uscito da pochissimo. Io ho il libro in inglese, ma da pochissimo è uscito il libro in italiano. Io l'ho preso in italiano, sì, a marzo direi, febbraio. Esatto, non è stato invece ancora tradotto il manuale delle skill class che si può avere in inglese, ancora in italiano non è stato tradotto. Ok, poi c'è una domanda. Nella vita quotidiana questi esercizi non risultano meccanicistici rispetto alla velocità delle risposte comportamentali spontanee? Certo. Lo risultano sempre. Quello che insegniamo in terapia è sempre meccanicista all'inizio ed è difficile inserirlo proprio, infatti il percorso è graduale e le 30 sessioni delle skill class sono necessarie proprio per favorire una maggiore generalizzazione di questi apprendimenti e un rafforzamento dei nuovi apprendimenti, ma in terapia il lavoro è quello proprio di valutare, no? Di fare degli esperimenti di cambiamento comportamentale e vedere poi gli effetti a livello appunto di emotività, di pensieri su di sé, di sentimenti di invidia rispetto agli altri che possono essere molto presenti in queste persone, eccetera, eccetera. Quindi sì, in una fase iniziale assolutamente, come tutti gli apprendimenti però, mi viene da dire. Certo. Poi dicono se si può avere un ipercontrollo anche nei bambini 6-8 anni. Ma gli studi dicono di sì, nel senso che appunto, visto che c'è questa diciamo componente temperamentale, in parte l'ipercontrollo lo possiamo vedere anche lì. È chiaro che se ci ricordiamo la teoria, no, biosociale, c'è bisogno di una forte componente ambientale che si irrigidisce e forma poi le strategie di coping che vediamo nel tempo, quindi nei bambini mi viene da dire ci potrebbero essere dei segnali.
legati magari a un loro temperamento, ma dei disturbi da ipercontrollo proprio, diciamo, con le caratteristiche che abbiamo visto stasera, direi di no, non comunque targetizzati con tutte queste sfumature. Poi chiedono se c'è anche una corrispondenza tra un disturbo della personalità e l'ipercontrollo. L'ipercontrollo è come se fosse appunto un tratto che, come dire, la simpatia, ecco. Tutti noi ce l'abbiamo, chi più, chi meno. E si è visto che un elevato ipercontrollo è presente in diversi disturbi di personalità, quelli del cluster A e C, quindi disturbo paranoide, ossessivo, compulsivo, evitante, schizoide, schizotipico. E questi sono i disturbi, diciamo, in cui si è visto che c'è una componente di ipercontrollo, ecco. Anche all'interno del nostro centro, anche valutiamo, a volte ci possono essere, no? All'interno di un gruppo, chi magari ha più caratteristiche sull'ipercontrollo ed altri più disregolati, cerchiamo di utilizzare appunto anche l'approccio proprio della RODBT al fine dell'essere proprio più, anche più efficace, quindi riusciamo a enfatizzare e dar luce ad entrambi gli aspetti, proprio perché è un aspetto appunto che corre su più disturbi, non è caratteristico di uno. Esatto, e poi anche nelle persone con disregolazione emotiva, poi la dottoressa Brugnoni è più esperta di me, però lo dico, secondo me, cioè nella parte di competenza apparente, quindi nella parte in cui nelle persone con disregolazione emotiva c'è un tentativo forte di controllo, ci possono essere degli aspetti di ipercontrollo, quindi diciamo ci può essere anche un'oscillazione in alcuni momenti, uno delle due polarità è di solito preponderante, ma ci possono essere aspetti, diciamo, di ipercontrollo assolutamente. Si utilizza anche la farmacoterapia? Beh, questo è molto soggettivo, però. Sì, non esiste un trattamento farmacologico per l'ipercontrollo, perché l'ipercontrollo non è una diagnosi, quindi non ci sono i farmaci per l'ipercontrollo. Però chiaramente in contesti come depressioni resistenti, anoressia nervosa, disturbi d'ansia resistenti o disturbi di personalità particolarmente invalidanti, la terapia farmacologica è abbinata al trattamento psicoterapico. Poi chiedono se l'ipercontrollo presente nei disturbi del comportamento alimentare, anoressia nervosa, può essere gestita tramite RODBT. Allora, la RODBT ha dei dati di efficacia rispetto all'anoressia nervosa, questo sì. Quindi sicuramente quelle componenti di ipercontrollo, ecco, sono quelle su cui la RODBT nasce e su cui ha delle competenze specifiche, delle tecniche specifiche di intervento. Non è il protocollo di elezione, però, a onor del vero, del trattamento dei disturbi alimentari, perché per quello c'è la CBT Enhanced di Fairborn e poi studiata e portata in Italia da Dalle Grave, quindi quello è il trattamento di elezione. L'intervento sull'ipercontrollo si può integrare magari in una fase di mantenimento, quindi nel momento in cui il disturbo alimentare nella sua gravità, diciamo, è rientrato e c'è bisogno però di lavorare su aspetti personologici che possono costituire dei fattori di rischio, per esempio, di ricaduta. Stavo ricontrollando, ma direi che abbiamo dato una risposta a tutti. Comunque, come vedete qui ci sono i nostri riferimenti per qualsiasi dubbio o domanda anche sul nostro centro o comunque sull'argomento trattato oggi, non esitate a chiederci e riceverete assolutamente una risposta in tempi rapidi. Quindi ringrazio ancora Alessia per la Grazie a te. presenza chiara e Grazie a grazie a tutti. tutti. E ci vediamo al prossimo webinar di maggio per chi ci sarà. Grazie. Buona serata, Buona grazie. serata.